Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati nel nostro salotto. Siamo vicini al periodo natalizio, un periodo particolare, siamo tutti più buoni, abbiamo tutti voglia di stare in compagnia, di ritrovarci a prendere il caffè, magari la cioccolata calda nei bar con la panna, voglia di stare insieme in famiglia, voglia di condividere tante cose, anche i primi regali, i primi acquisti da fare in un'atmosfera particolare. E quale miglior atmosfera può esserci se non quella dei nostri centri storici, ai quali sono legati anche di sicuro tanti nostri ricordi da bambini. Ne parliamo con Enrico Baggio, il nostro ospite di oggi. Benvenuto Enrico. Ciao Ida. Presidente dell'Ascom Confcommercio per il mandamento di Cittadella e vicepresidente Ascom S.P.A. Padova. Benvenuto Enrico, io ci tenevo tanto ad averti qui nella mia trasmissione in un momento particolare, il momento più bello dell'anno, si può dire, vero Enrico? Quello vicino al Natale, dove ci sentiamo tutti più buoni, ma anche abbiamo voglia di stare insieme in compagnia. Parliamo dei centri storici, tanto importanti per tutti al giorno d'oggi e anche loro in un momento particolare. Non posso non farti questa domanda: come si stanno già preparando per le festività? Allora, tanto un saluto a tutti i telespettatori. So che è una trasmissione tanto seguita e diciamo che aiuta in questo momento queste cose, perché veniamo fuori da un momento storico. Ormai lo sentiamo tutti i giorni, specialmente l'anno scorso non avevamo una situazione come questa, fortunatamente. Diciamo che il centro, tutti i nostri centri tuttora si stanno già preparando come sempre per ricevere tutti noi, perché alla fine abbiamo tutti voglia di uscire, di ritrovarci e soprattutto di andare, come dicevi, sono in nostre città. Il centro storico non è un centro fatto solo di negozi, ma è fatto soprattutto di persone, vero Enrico? Assolutamente sì, il centro storico è un aggregante, le persone hanno bisogno di socializzare, hanno voglia di ritrovarsi. Se abbiamo fatto questo esperimento, chiamiamolo esperimento di chiusura, il lockdown ci ha messo in condizioni che tantissime persone so che disperate, perché il rapporto, la voglia di ritrovarci, di comunicare, di relazionarsi, tutti la vogliamo fare. Quindi non a caso è un messaggio che adesso vogliamo riportare le persone sui centri, ma sui nostri centri. Perché? Perché abbiamo tutto un tessuto sociale da un punto di vista commerciale che esiste da sempre e coccola tutte le persone che vanno fuori praticamente. Certo, ma facciamo un passo indietro. Siamo stati tutti duramente colpiti dalla pandemia. In modo particolare i negozianti, perché il cliente, si può dire, il cliente ha imparato a fare acquisti, per questa è la parola giusta, ha imparato, anche chi non lo sapeva fare, ha imparato a fare acquisti in internet, ordinare le cose, una cosetta, certo, ordinare l'altra, certo. Ma e questo ha creato un problema anche di socialità a tutti. Che problemi ha creato nello specifico, ma si può dire ha dato anche un'opportunità diversa ai commercianti, è vero? Assolutamente sì. C'è stata un'accelerazione che doveva essere fatta in diversi anni, è esplosa con questa pandemia. L'e-commerce indubbiamente ha fatto la parte un po' da leone. Attenzione che però c'è il rovescio della medaglia, nel senso che abbiamo visto che i centri commerciali hanno cominciato a essere in crisi loro adesso. Il negozio vicinato si è adeguato e ha dato la possibilità praticamente di avere un qualcosa che a portata di mano, perché poi abbiamo tantissime persone che abitano nei centri. È giusto, come dicevi te, Ida, l'e-commerce. L'e-commerce è una fascia che viene usata da determinate persone. La maggior parte, perché noi dobbiamo prendere tutti i soggetti, tutte le persone che ci sono e cercare di dare la possibilità di fare questi acquisti. Il negozio vicinato è diventato una cosa molto molto importante. Hanno
cambiato un po' pelle, questo sì. Diciamo che di necessità hanno fatto virtù. Assolutamente sì. E quindi hanno cominciato anche a consegnare il materiale a casa. Beh, il delivery, come minimo, sinceramente, come minimo. Visto che si parlava un po' della storia nostra, ma vi ricordate quando il panettiere vi portava il pane a casa? Non si è inventato niente. Giustamente il negoziante si è trasformato e ha detto: guarda, possiamo fare questo servizio. Un servizio che è stato molto, molto desiderato, soprattutto da una certa fascia di età, e soprattutto si sono resi conto che effettivamente il rapporto che si crea di fiducia, quello che non può essere fatto online, perché l'online è una cosa, diciamo, fredda, anche per qualche esperto, perché qua bisogna dire anche quelle truffe che noi non sappiamo, ma ce ne sono. Ce ne sono tante, dirlo, esatto. Perché non tutti lo sanno. Esatto, truffe ce ne sono tante. Invece, nessuno lo dice, ma ci sono. Ma bisogna dire queste cose, perché poi sembra che sia tutto semplice, non è tutto semplice. Diciamo, se mi posso permettere di dire, attenzione, siamo attenti alla privacy, diamo sempre l'ok su tutto, quindi non sappiamo, ci fidiamo di chi non sappiamo, chi abbiamo dall'altra parte. Il negoziante, che lo conosciamo bene, nel bene e nel male, possiamo anche avere anche un dibattito e dire: guardate, va da questo a questo, mi hai dato una cosa che non mi piace, ma la persona fisica è là davanti. Hai detto giusto, nel bene e nel male, però nel bene offre consulenza, professionalità e prodotti ad hoc. Allora, questo è, diciamo, che è una cosa che me la sento, perché è anche il mio settore. Vi faccio il classico esempio: quando andate nel vostro bar di fiducia, siete riconosciuti dalla persona, sa cosa fate, cosa desiderate, quindi è una persona che si interfaccia con voi e praticamente vi coccola e soprattutto vi parla e vi ascolta. È questa la cosa importante. Ascolta più nessuno. Esatto. Nel senso che vedo anche come succede dentro un grosso centro commerciale: ti cambiano la cassiera un momento per un altro. Il negoziante è quello, e c'è la volontà, per quello me lo dicono loro: guardate, abbiamo una clientela, abbiamo fatto anche delle statistiche di quante persone ritornano solo per questo motivo. Gente che va nel piccolo negozio a rifare la spesa male più volte al giorno, pur di restare a contatto con la realtà che abbiamo. E questa è una cosa bellissima. Questa è una cosa, dal mio punto di vista, penso che è impagabile, impagabile. È insostituibile soprattutto questo. Se mi posso anche permettere, le grandi aziende degli e-commerce stanno aprendo negozi fisici. Ma davvero? Sì, è questo. Ma davvero? Stiamo ragionando, dopo un'escalation da una parte, si sono resi conto che bisogna ritornare sul territorio. Certo. Abbiamo detto miglior consiglio. Sì. Perché è importante il consiglio. Non è detto che una persona che va a fare acquisti sappia cosa prendere. Quello che può succedere sull'e-commerce, non sa cosa prendere. Prendo questo, qual è adatto a me, qual è adatto alla mia esigenza, mentre in un negozio di vicinato c'è il consiglio giusto, adatto all'esigenza. Dell'esperto. Allora, anche questo è giusto informare i nostri telespettatori, che chi apre un negozio non è uno sprovveduto, è una persona che comunque è una partita IVA, quindi vive su quello che riesce a fare, su quello che riesce a vendere, e soprattutto deve avere la competenza su quello che vende. Nella giungla dell'e-commerce, purtroppo, ti devi fidare di qualche recensione che magari è fatta a proposito per vendere di più, e poi magari non soddisfa quello che porti a casa. Generalmente il negoziante è la persona che ti consiglia sempre per il meglio. Certo, parliamo del ritorno dei giovani nei centri storici. Questa è una cosa che ci sta dando veramente forza, perché vedere che giovani, non giovani, diciamo, giovani dei ventenni, ma verso i 25-30 anni, con il supporto che diamo anche noi, perché il giovane non deve essere lasciato solo, prendono l'iniziativa, lo spirito imprenditoriale che ci contraddistingue sempre le nostre zone, praticamente siamo tutti piccoli imprenditori, e vogliamo soprattutto che ci siano giovani, e vedo che ce ne sono, competenti, soprattutto competenti, ribadisco, e hanno voglia di riaprire, perché lasciare una città senza negozio di vicinato è una città spenta e di degrado.
lo abbiamo visto dove succede che chiudono qua. Una lampadina, un negozio chiuso crea un'atmosfera che non piace mai. Allora possiamo dire, Enrico, che il centro storico fa bene al cuore di tutti, assolutamente, grandi, sì, piccoli e vecchi. Assolutamente sì, perché noi viviamo sulle nostre zone che praticamente è un museo al cielo aperto. Il piacere di entrare su una città, su una piccola cittadina nostra, è una cosa che appaga, a prescindere. Se la cosa continuerà così, avremo città sempre più belle. Certo. Presidente del mandamento di Cittadella, Cittadella è diventata città della cultura veneta. Cosa può portare questo, commercialmente parlando? Allora, tanto è una cosa stupenda che avere per la prima volta nel Veneto una città della cultura. La cultura è un tramite che porterà senz'altro per il commerciante una possibilità a livello turistico, ma soprattutto di una certa qualità. Sappiamo delle nostre zone che abbiamo, il Cittadella Calcio, che è già un attrattore. Sì. Questo, abbiamo la nostra città che comunque è una città d'arte, abbiamo Camminamento di Ronda, ma tutti i paesi vicini a noi hanno un qualcosa di specifico. Magari non se ne rendono conto, ma la persona che frequenta un determinato ambiente poi a rotazione gira su qualche altra città. Assolutamente sì, perché tu segui anche i paesi limitrofi. Assolutamente, assolutamente sì. Allora vogliamo chiudere il nostro spazio, vogliamo invogliare i telespettatori a vivere il centro storico, a vivere le nostre belle cittadine, e ti rifaccio la prima domanda a cui tu non hai risposto, ma mi devi rispondere: come si stanno preparando i nostri centri storici? Arriveranno anche quest'anno le piste per il ghiaccio, per il pattinaggio, le luminarie, arriveranno i Babbi Natale, arriveranno i folletti con le caramelle e quanto altro, perché tutti i centri storici si stanno attrezzando per le festività natalizie. Assolutamente sì. Allora, i luminari ci sono, la pista del ghiaccio c'è. Questo e abbiamo tutta una serie di manifestazioni che senz'altro frequentate e vedrete. Non ti rispondo per un motivo: venite a vederlo di prima persona. Grazie Enrico, grazie di essere stato in nostra compagnia. Noi gentili telespettatori vi diamo appuntamento alla prossima puntata di questo angolo e vi auguriamo una buona serata. Vi aspettiamo naturalmente nei nostri centri storici a Natale. Un saluto a voi. Grazie Enrico. Grazie a te, Ida. Buona serata.